dottoressa Doris Felser, che è anche una mia amica, quindi la chiamerò Doris, che è più facile per me. E lei è la consulente per l'Italia della University of Southern California, della Shoah Foundation, e ha coordinato la raccolta delle testimonianze dei sopravvissuti in tutta l'Italia. Conduce ricerche e supporta tutto il lavoro, soprattutto in campo educativo, tutto il lavoro appunto della Shoah Foundation in Italia. È impegnata molto profondamente nella conservazione e nella trasmissione della memoria, ha collaborato con l'organizzazione americana Jewish Partisan Educational Foundation per la raccolta invece delle testimonianze di partigiani ebrei italiani. Ha coordinato il lavoro italiano a Vienna, infatti aveva intervistato anche Ricci, che tutti conoscete, e Mauthausen Survivors Research Project. A Berlino invece l'International Forced Labor Documentation Project e tutti questi importanti progetti internazionali ed altri che sono basati sulla raccolta e le analisi delle testimonianze dei deportati politici e degli internati militari italiani. È coautrice di una guida multimediale bilingue sulle esperienze dei Sinti e Rom in Italia e nel mondo di prossima pubblicazione, che veramente l'hanno pubblicato adesso comunque. E ve lo spiegherà poi lei. Tale guida, Dare futuro alla memoria, i Sinti e i Rom in Italia e nel mondo, è nata dalla collaborazione della University of Southern California, della Shoah Foundation, e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E grazie anche però al supporto dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che è la ex task force internazionale. Oggi la giornata è dedicata a Liana Millu. Liana Millu avrebbe compiuto in dicembre del 2014 100 anni. La conoscete tutti, però ho chiesto a Doris di farvela conoscere tramite appunto la raccolta di testimonianze. Io adesso cercherò il brano di Liana Millu che volevo farvi ascoltare, ma intanto volevo salutarvi, darvi il benvenuto, ringraziarvi per essere qui oggi e presentare un po' Shoah Foundation. Io ho sempre detto di avere avuto due privilegi nella mia vita. Il primo è sicuramente quello di essere nata da due genitori ex deportati. Mio padre è stato deportato a Mauthausen, mia madre ad Auschwitz. Il loro insegnamento, le loro parole sono state fondamentali per la mia formazione. Non è la loro vicenda, che poi saprete in seguito, mio padre per esempio non me l'ha quasi raccontata, ma è quelle pillole di informazioni, di considerazioni, di saggezza, diciamo, che mi hanno trasmesso nel corso della vita, sono state fondamentali. Mi hanno trasmesso valori veri. E dunque l'insegnamento che porta avanti Shoah Foundation e che io personalmente porto avanti è esattamente basato su questo, cioè la centralità della testimonianza in un percorso educativo. Non è solo didattica della Shoah, è anche didattica della Shoah, se vogliamo fare didattica della Shoah, ma è didattica dei diritti umani, va molto oltre la Shoah secondo me. Le testimonianze raccolte da Shoah Foundation in Italia e nel mondo comprendono l'intero arco di vita del testimone, cioè il prima, la vita durante l'occupazione nazista e il dopo, come hanno reagito alle loro vicende e come sono stati in grado di crearsi una famiglia o di crearsi dei valori, come hanno ricostruito la loro vita. Tutto questo è fondamentale,
qualsiasi momento delle testimonianze può essere preso come inizio di un percorso educativo, pur nella sua contestualizzazione. Cioè, è chiaro che bisogna essere etici in questo lavoro, cioè occorre presentare ai giovani la vicenda e poi eventualmente soffermarsi su qualche momento della testimonianza o delle testimonianze e creare un vero e proprio percorso didattico. Io adesso, poiché oggi la giornata è dedicata a Liana Millu, inizierò con un momento della testimonianza di Liana Millu. Voi vedete questo portale, Ti racconto la storia, Voci dalla Shoah, è il portale online dell'archivio delle testimonianze italiane di Shoah Foundation. Qui ci sono 434 testimonianze che noi abbiamo raccolto in Italia e in italiano. Il portale è stato creato dall'Archivio Centrale dello Stato di Roma, che è il depositario di queste testimonianze in italiano, e dal Laboratorio L'Arte della Scuola Superiore Normale di Pisa. Tutti voi potete registrarvi, in questo caso io ho la mia registrazione, e utilizzarlo nelle vostre classi o a casa. Chiunque può accedere a questo archivio. Ovviamente la registrazione sottostà a un controllo da parte dell'archivio centrale, esattamente come se voi vi recaste in archivio per fare una ricerca. Allora, io cerco immediatamente in questo modo, così vi faccio vedere, Liana Millu, perdonatemi, Millu, siccome è una sola, e questo lo sapevo già, altrimenti voi mettete il nome, cerca. Eccolo qua, Liana Millu. Ecco, Liana Millu. Occorre, allora, potete avere anche un brevissimo riassunto dei suoi dati, ma qui adesso non si vede perché questo computer è fatto così, ma insomma, in generale si dovrebbe vedere i suoi nomi, qualche cosa che riguarda la sua testimonianza o comunque la sua esperienza. In ogni caso andiamo al filmato, adesso vi spiego. Io ho selezionato un momento di questa intervista e ci entro direttamente, poi vi spiego. Liana Millu
penso che quasi tutti voi, essendo di questa regione, lo saprete, è stata deportata ad Auschwitz, ha scritto anche un libro famosissimo, Il fumo di Birkenau, è stata anche partigiana, è stata catturata in quanto partigiana, ma deportata in quanto ebrea. Ma ciò che mi ha colpito profondamente nella sua testimonianza è il suo essere femminista ante-litteram. Ed è qualcosa che mi ha veramente, cioè mi ha preso molto. La descrizione anche dell'ambiente, della mentalità, il ritratto d'epoca che lei fa attraverso le letture dei suoi nonni, la sua famiglia, dove è cresciuta, eccetera, sono uno spaccato dell'Italia del primo Novecento. Questo è un percorso fantastico, secondo me, da proporre anche ai ragazzi, perché io ricordo, avendo ascoltato molte testimonianze, alcuni filmati dell'Istituto Luce, dove alcune cose raccontate dai testimoni erano nei filmati dell'Istituto Luce, quindi io me li ritrovavo. E ci sono tantissime cose che i giovani non capiscono, non sanno, e forse anche questo può essere utilizzato per introdurre la lettura di un libro, la testimonianza, cioè proprio il quadro del Novecento, e non è l'unica. A parte questo bellissimo ritratto di Liana Millu, noi abbiamo raccolto in Italia, ho detto, 434 testimonianze, nel mondo oltre 52.000, in 57 paesi e in 33 lingue diverse. I nostri testimoni rappresentano tutte le categorie, cioè tutti coloro che hanno vissuto l'occupazione nazista, quindi ebrei fondamentalmente è il 70% di questo enorme archivio, ma anche politici, perseguitati politici, partigiani, ebrei e non, salvatori, chiunque che poi sia stato riconosciuto o meno da Yad Vashem come giusto tra le nazioni, chiunque abbia salvato anche un solo ebreo, e poi Sinti e Rom, appunto, ne abbiamo raccolto 406 testimonianze in moltissime lingue. Questo è l'unico archivio di testimonianze dei Sinti e Rom esistente. Quindi è un lavoro importantissimo da questo punto di vista per la loro memoria. Poi anche testimoni di Geova, anche omosessuali, e anche una categoria importantissima che abbiamo deciso noi di raccogliere, che è quella dei bambini. Per noi bambini sono tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza tra i 4 e i 12 anni. Sono stati intervistati con una metodologia molto particolare, cercando di riportarli a quell'epoca con la mentalità di quando erano bambini. E vi assicuro che sono uscite delle cose straordinarie, cioè sapevano, capivano, hanno visto molto di più di quanto i loro genitori non immaginassero. E questo è veramente qualcosa di molto importante. Questo è il portale in italiano di Shoah Foundation. Naturalmente, poiché per noi la centralità delle testimonianze è fondamentale, noi proponiamo brani di alcune testimonianze e soprattutto proponiamo molte esperienze diverse. Per ciascuna però, e vi prego di mantenere questa linea se le proponete nelle classi, noi diamo una breve nota biografica, perché è importantissima la biografia del testimone, e poi una contestualizzazione che naturalmente è necessaria. Qui ho Liliana Segre, ma io oggi vi propongo un piccolo brano della testimonianza di Eugenio Gentili Tedeschi, che è stato un partigiano, ma io vi propongo la parte in cui parla di Primo Levi, perché è un amico d'infanzia di Primo Levi, non di infanzia, un amico di adolescenza di Primo Levi, e insieme a un gruppo di altri amici
sono maturati, diciamo, è maturato in loro l'antifascismo, piano piano, in riunioni serali che loro avevano, poiché erano, si erano spostati, erano tutti di un gruppo torinese, si sono spostati a Milano, si vedevano la sera, inventavano giochi, parlavano, discutevano ed è maturata questa, l'antifascismo. Sono tutti entrati a far parte della resistenza, ma purtroppo Primo Levi è stato catturato, come Luciana Nissimo Milano, un'altra amica. Questo è il ritratto di Primo Levi. Primo Levi era un ragazzo di un'intelligenza, di una razionalità notevole, e quindi era soprattutto su questo terreno qui che c'era un discorso che direi all'inizio della nostra conoscenza era stato un po' difficile mettere in moto, perché ciascuno aveva le sue corazze, l'educazione piemontese più sommata a quella ebraica era una bella difesa, quindi all'inizio non era stato facilissimo la comunicazione. Poi a un certo punto avevamo cominciato ad andare in montagna anche noi due, e quindi questo ha subito stabilito una fluidità di rapporti che non si è più interrotta. In questi libretti c'è una pagina in cui si dice graforrea, minacciosa epidemia, cioè tutti quanti, ciascuno di noi scriveva, e Primo Levi scriveva anche lui, scriveva delle poesie, e ogni tanto veniva a raccontarci che aveva pensato di scrivere un racconto in un certo modo, per esempio partendo dalla storia di un atomo di carbonio, che l'ho poi scritto, è l'ultimo capitolo del sistema periodico, ma l'aveva già in mente allora, non so se allora avesse già scritto qualche cosa. Ecco, quindi Primo aveva questa particolarità. Mi scuso, voi potete andare ad ascoltare anche il resto della clip, perché è sul nostro portale ed è assolutamente gratuito. Io quello che volevo sottolineare era il fatto che spesso Primo Levi, dai giovani naturalmente, viene apprezzato moltissimo, ma è visto probabilmente come lo scrittore della deportazione, cosa che lui è senz'altro. Ma qui c'è tutta una parte che lo riguarda, non solo di Eugenio Gentili, ma anche di molti altri amici e parenti, che lo descrive come un ragazzo come tutti gli altri, che lo descrive in un modo veramente moderno anche di essere. E io penso che anche questo possa aiutare nell'introduzione di Primo Levi. Per esempio, se io vado sul portale online, allora, noi abbiamo creato una indicizzazione che comprende almeno 60.000 termini, e questi termini sono associati a segmenti delle testimonianze, segmenti rilevanti delle testimonianze. In qualsiasi momento si può andare sul thesaurus, cercare dei termini e individuare non solo la testimonianza relativa, ma tutte le testimonianze che parlano di questo argomento, e si può entrare in ciascuna nel momento esatto in cui il testimone sta parlando. E questo ve lo dimostro. Qui, per Primo Levi, io cerco persone famose per ragioni positive o negative. Abbiamo poi, come in tutte le ricerche d'archivio, si restringe il campo, termini più specifici, e qui abbiamo Levi Primo. Ecco, cerca. Eccolo qua. Ne abbiamo 14. Sono 14 i testimoni del nostro archivio che parlano di Primo Levi in vari modi e a vario titolo, e quindi si possono consultare ed eventualmente
si può ottenere un percorso che può portare poi all'introduzione degli scritti di Primo Levi anche nella classe. Poi vi mostro ancora un altro tipo di testimonianza. Questo è Donato Brunacci. Ve la faccio ascoltare e capirete subito di cosa si tratta. Ricordo che questo 8 settembre, verso la metà di settembre, c'era una riunione del clero presieduta dal vescovo. Il vescovo mi chiamò a parte e mi disse che aveva ricevuto dalla Santa Sede un invito a dare assistenza particolarmente a tutti i perseguitati, particolarmente agli ebrei, ma è una cosa che doveva rimanere tra me e lui, nessun altro doveva sapere. E allora cominciò questo lavoro di assistenza anche agli ebrei. Come mai venivano ad Assisi gli ebrei? Anche loro più volte mi hanno detto: speravamo di trovare rifugio proprio nella sicurezza nella città di San Francesco. Poi che cosa avveniva? Che venuti i primi, come i ciliegi, uno tirava l'altro, ecco. Anche questo bisognava pensare all'alloggio e soprattutto a una copertura, cioè una copertura sottrarli all'indagine della polizia che era molto vigile. I tedeschi, erano pochi tedeschi che stavano ad Assisi, soprattutto erano gli ufficiali, quelli che comandavano il campo di aviazione, quelli che collaboravano con i tedeschi erano i più fanatici, quindi bisognava stare molto attenti, ecco, molto attenti. Ci fu qualche famiglia che era arrivata prima dell'8 settembre, ma pochi, ricordo soprattutto una famiglia belga, arrivata in Assisi prima dell'8 settembre, perché aveva relazioni, mi pare, insomma, con le suore, alcuni istituti suore francesi. Scusate, interrompo, vi dico semplicemente, parla di questa famiglia che ha dovuto registrarsi, mentre loro cercavano di assistere le famiglie, di metterle nelle varie, cioè di alloggiarle in famiglie qualsiasi di Assisi e dell'Umbria, e ovviamente non si poteva registrarsi perché poi sarebbero state cercate, perché erano famiglie ebraiche, e ovviamente li ha messi nel convento di clausura, cioè sono rimasti dentro al convento di clausura, di cui lui, scherzando, dice: non avevo mai visto in vita mia il viso della madre superiore, quindi invece loro ci sono stati dentro. Comunque Don Brunacci è stato riconosciuto come giusto tra le nazioni da Miliad Vashem, perché è colui che insieme al vescovo Nicolini ha creato quello che è erroneamente chiamato l'Assisi Underground, cioè tutto questo sistema di soccorso anche ai partigiani, anche ai soldati alleati, che ha salvato più di 200 ebrei, ma in tutto ha salvato almeno 600 persone, perché delle tipografie segrete che nei sotterranei, laddove i vari conventi avevano dei passaggi segreti, creava i documenti falsi, e quindi lui è stato uno degli artefici, una grandissima persona, proprio per, non solo per quello che ha fatto, ma per quello che era ed è stato anche dopo. E questa è una delle esperienze di salvatori. Vi propongo ancora un'altra esperienza importantissima per l'Italia, che è quella di Elio Toaff, che è il rabbino emerito di Roma, che è stato il rabbino capo di Roma, ma che è un testimone della strage di Sant'Anna di Stazzema. Ed ecco come la racconta. C'è stata l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Noi stavamo proprio sotto. Io la mattina andavo a prendere il latte da un contadino che stava lì a metà del monte, e quando vedo scendere questi ragazzi tedeschi, tutti avranno avuto 18-19 anni, bravati, con gli occhi sbarrati, certamente erano drogati, con il sangue fino al gomito, e avevano fatto l'eccidio 508 persone. Che prima vanno ammazzate nella piazza,
poi l'hanno dato fuoco con le panche della chiesa, quindi c'era un odore di carne bruciata che veramente la cosa. E lì poi ho assistito alla cosa peggiore, perché non vorrei neanche raccontare, e sono entrato in una casa che c'era la porta spalancata e ho trovato una donna riversa sulla sedia con la pancia squarciata, il bimbo che portava tirato fuori, messo sul tavolo e con un colpo di rivoltella alla bocca. Questa era la donna. Quando si arriva a certi punti di crudeltà, di inciviltà, di barbarie, si rimane talmente sconvolti. Fu allora che io andai dall'avvocato Salvatore, che mi diceva che era il capo della resistenza. Andai a lui e disse: avvocato, posso fare qualche cosa anch'io? E quindi è entrato nella resistenza in questo modo. Vi propongo adesso un grande italiano, un padre della Costituzione italiana e padre anche di Anna Foa, la storica che ha parlato. Con la filosofia, con la musica, con tutta la bellezza della loro vita che ha provocato, però produceva la barbarie della guerra, del massacro, del popolo, eccetera. E questa idea, quindi, poi nella tradizione italiana, democratica italiana, diciamo così, il tedesco, come anche la francese, il bosco, il tedesco, era in fondo facilmente l'elemento su cui caricare tutta la responsabilità della storia. L'idea, appunto, beh, quella della barbarie tedesca, la barbarie Germania è stata vinta, finita la barbarie, siamo nel progresso, siamo nella civiltà. Era una posizione completamente sbagliata, perché il Shoah non era una manifestazione della barbarie. La barbarie è una cosa, usiamo questa parola per indicare una cosa che fa parte del passato e che la civiltà supera, vince, è vero. Invece la Shoah è un fenomeno di modernità, è vero, era l'organizzazione scientifica della morte, tutto era organizzato secondo una catena di lavorazione che nasceva dall'organizzazione industriale, dal tipo moderno dell'organizzazione della vita produttiva. La scienza che poteva produrre il benessere dell'umanità era usata per produrre la morte. Direi che la testimonianza di Vittorio Foa in ogni momento, oltre a parlare della sua esperienza di antifascista che ha subito il carcere e tutto quello che è stato, è un'enorme fonte di ispirazione per percorsi didattici. In effetti, volevo proporvi un altro momento importantissimo di questa testimonianza, vediamo subito. Vittorio, ce ne sono sei, comunque cognome Foa, si apriranno tutti. Eccolo qua, questo è la parte in cui abbiamo il Thesaurus, che magari vi mostro di nuovo, lo so che il pezzo è conoscenza della Shoah e del pensamento, del modo di pensarla, quindi con Primo Levi questo elemento di comunicazione, io ho preso molto, come parlo di prendere, vabbè, il c'erano i tedeschi, è successo questo, adesso non c'erano più i tedeschi, non succederà più, dopo, a parte che i tedeschi ci sono ancora, ma a parte questo, il problema è diverso, è che le radici di questo male sono dentro la nostra stessa comunità, dentro la nostra stessa capacità di provenire la scienza, la tecnica, la conoscenza. Non è vero che la conoscenza cancella il pericolo, perché la conoscenza può servire a tutto, la conoscenza può servire alla vita, può servire alla morte. È vero, tutta la nostra storia di questo secolo ci dimostra come l'incremento della conoscenza è servito alla morte. È vero, penso alla Shoah, penso alla fonica, è vero. Che hanno significato tutto diverso, ma altrettanto importante nella vita dell'umanità, in quanto anche questa è di dire.
Allora, c'è un altro elemento che secondo me mi ha colpito sempre molto nella Shoah, che è non solo la capacità di disumanizzare le vittime, che è un elemento caratteristico di fondo, che ha una specificità forte, ma la costruzione del carnefice. Come si fa per il carnefice? Ecco, tutti i processi che sono svolti, a partire da Norimberga, ma poi anche da tutti gli altri, anche adesso ne abbiamo uno di Gianni, di Pritchett, no? Si svolgono secondo un rituale che è quasi ineluttabile, cioè il carnefice dice: io ho ricevuto l'ordine, io sono un soldato, ho ricevuto l'ordine dei soldati eseguono gli ordini. Ecco. Questo soldato potrebbe essere un soldato militare, potrebbe essere un soldato politico, cioè potrebbe essere comandato dall'ideologia, potrebbe essere comandato dalla disciplina. Molti erano della gente che era dell'amministrazione civile, è vero, oltre che militare, dell'SS anche civile, erano dei burocrati, si muovono come dei burocrati, loro ricevono il loro compito, lo imparano, lo eseguono. La vittima non c'è più una persona, c'è soltanto l'azione che tu compi. E l'azione che tu compi secondo il tuo dovere burocratico, secondo l'ispirazione ideologica che tu hai avuto. Ora intendiamoci, io non avevo fatto per la burocrazia sia un danno per la vita, può essere una necessità di un'organizzazione sociale. L'ideologia non credo affatto che sia un nemico della civiltà, l'ideologia può anche essere positiva, aiutare il mondo a vivere, però nell'ideologia e nella burocrazia c'è stata certamente la costruzione del carnefice, la disumanizzazione del rapporto tra la il carnefice e la vittima. Il carnefice non è più un carnefice, perché la vittima non c'è, c'è solo l'atto che ti esegue per obbedire, per eseguire un ordine o per eseguire un dettato ideologico. Ecco, questo è l'aspetto atroce, è vero, cioè come si fa con un carnefice immunizzandolo dalla sua responsabilità. Ecco, il carnefice è costruito in quanto è innocente come carnefice. Questo è l'aspetto più tragico della Shoah per me, perché dimostra come noi non soltanto riusciamo, noi dico come umanità, è vero, abbiamo dentro di noi la capacità di produrre il male e anche di produrre il male estremo, ma abbiamo anche la capacità in partenza di assolverlo, che è la cosa peggiore che si possa immaginare nella vita. Ecco. Ho proposto questo brano non solo perché ovviamente è di uno spessore enorme, ma perché si è parlato di Pripke nei giorni scorsi e mi è capitato di essere a Roma proprio in quei giorni e tutti mi chiedevano cosa ne pensa. Non è molto importante cosa ne penso io. Vittorio Foa ha spiegato l'atteggiamento, perché non si pente, perché non si è pentito, eccetera. No, perché lui è il carnefice costruito esattamente in questo modo. Questa è la risposta, secondo me, alla domanda. Cioè, poi io posso anche pensare, ma questa è la risposta, e l'ho proposta proprio agli insegnanti di Milano all'Università Statale nei giorni scorsi. Va da sé che nel nostro archivio abbiamo parecchie testimonianze anche delle fosse ardeatine, se si volesse anche affrontare questo argomento. Tornando alla pagina di Shoah Foundation, noi queste clip che vi ho presentato adesso le troviamo attraverso il thesaurus o attraverso i nomi dei personaggi, ma fondamentalmente attraverso il thesaurus. Perché? Perché noi creiamo dei percorsi educativi basandoci su 2, 3, 4, 5, 10 clips dello stesso argomento. Sono persone diverse, sono esperienze diverse e da lì parte una riflessione che i ragazzi sono molto molto capaci di fare, perché l'ascolto diretto dei testimoni è qualcosa di incredibilmente utile alla loro formazione, naturalmente contestualizzando, naturalmente preparando tutto quanto. Però abbiamo riscontrato che questo ascolto diretto li rende non solo capaci di recepire, ma anche si riesce ad ottenere uno scatto da loro, per cui capiscono di poter agire in qualche modo, di non dover subire. E questo
un metodo educativo viene applicato in molti modi. Ad esempio, e qui a Genova è già stato testato, ma questo è un prodotto educativo estremamente interessante e usatissimo in tutta Italia, si chiama la piramide dell'odio. E che cos'è? È un prodotto educativo per cui noi abbiamo immaginato la progressione dell'odio partendo dal pregiudizio. Pregiudizio, comportamenti affetti da pregiudizio, discriminazione, violenza fino al genocidio, la massima manifestazione della violenza. Questa piramide in pratica, e ve la faccio proprio vedere, l'abbiamo disegnata con vari livelli. Scusate, eccolo qua, ecco, forse voi l'avete. E abbiamo utilizzato momenti di testimonianza di alcuni testimoni del nostro archivio per far riflettere i giovani sul livello a cui dove collocarli. Naturalmente il genocidio chiaramente si sa, cioè non pone dei dubbi, degli interrogativi. Ma per quel che riguarda la discriminazione o la violenza, il pregiudizio e i comportamenti affetti da pregiudizio, è abbastanza soggettiva la risposta dei giovani. E naturalmente facendoli lavorare su questa piramide si creano discussioni, si crea in loro la volontà di spiegare i motivi per cui hanno collocato a un certo livello piuttosto che a un altro livello. In più, nel materiale, tutto questo è gratuito naturalmente, potete scaricare il materiale per gli studenti, la lezione, tutto quanto, ma nei materiali che noi forniamo si parte innanzitutto da una scheda con alcune domande in cui si cerca di far riflettere i giovani sui loro pregiudizi, cioè magari i giovani sono convinti di non averne, ma facendo determinate domande e lasciando anche il foglio anonimo si arriva a comprendere come spesso alcuni atteggiamenti che per loro sono innocui in realtà sono un atteggiamento o un comportamento già pieno di pregiudizi, anche soltanto nelle barzellette, nel fatto di non far partecipare a un'attività compagni considerati diversi da sé. Cioè c'è questa autoanalisi e si parte da questo, commentando poi le risposte e conducendo una lezione ad hoc. Non solo, ma introduciamo anche il concetto di bullismo, che in quel caso è legato a un episodio di omofobia, quindi le due cose insieme. Naturalmente è un caso americano, ma può essere benissimo sostituito da qualche episodio capitato nella scuola stessa. E lì si esamina insieme ai ragazzi il caso e si chiede loro se c'era qualcosa che si poteva fare prima che la situazione degenerasse, se c'era qualcuno, e in questo caso chi, che avrebbe potuto fermare la situazione, o come avrebbero reagito loro nella stessa situazione, ciascuno di loro. È veramente una novità come modo di utilizzare testimonianze che vanno sempre contestualizzate, ma per stimolarli alla riflessione sugli stereotipi attuali. In più, questo è un esercizio che noi consigliamo già dalle elementari e medie. Per i ragazzi più grandi consigliamo anche una ricerca su altri genocidi del XX secolo. Noi stessi, cioè la Foundation, abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo le testimonianze del genocidio in Ruanda del 94, 60 sono già accessibili perché sono già state anche indicizzate. In più stiamo aggiungendo la Cambogia, quindi Khmer Rossi, e abbiamo acquisito un archivio completo di 400 testimonianze del genocidio degli armeni.
Questo è stato creato da un regista che è un armeno ed era un bambino, quindi lui l'aveva creato prima, lo ha offerto a Shoah Foundation, Shoah Foundation l'ha aggiunto al proprio archivio indicizzandolo. Tutto l'archivio di Shoah Foundation, quindi tutte le testimonianze in tutte le lingue, più queste testimonianze che vengono mano a mano aggiunte, sono accessibili dall'Italia. L'Italia è uno dei 45 siti al mondo, a Roma, presso l'Istituto per i Beni Sonori e Audiovisivi, che è l'ex discoteca di Stato. Chiunque vi si può recare, previo appuntamento, e fare ricerche, cercare sull'intero archivio. Quindi chiunque fosse interessato a testimonianze non in italiano, ad esempio. Per quel che riguarda invece le testimonianze in inglese, noi abbiamo online un archivio di 1300 testimonianze che è consultabile direttamente. Non so dov'è qua, scusatemi perché sono, non vedo niente senza fuori chiari. No, c'è l'archivio online. Eccolo qua. E questo è l'archivio di Shoah Foundation, cioè quello che trovereste anche a Roma. Bisogna ovviamente registrarsi, ma in questo caso non c'è un controllo, cioè noi lo rendiamo assolutamente libero, per cui vi trovate voi un username e una password e poi entrate. E qui le avete in inglese, quindi sono testimonianze già accessibili in lingua inglese di tantissime esperienze. Ecco qua. Dopodiché torno sulla pagina iniziale, magari. Riesco? No, non riesco. Volevo ritornare. Sopra. Lo cancello, eccola qua. Ritorno su questa. Qui voi avete le varie lingue, perché abbiamo portali in varie lingue. Torno all'italiano. Eccolo qua, questo è l'italiano, e ad esempio avevo caricato io la rivolta del ghetto di Varsavia, che ovviamente si apre, come omaggio a questa rivolta, e ho caricato testimonianze in italiano, perché noi abbiamo questo regalo che ci hanno fatto i testimoni, sono testimoni del ghetto di Varsavia o di altri ghetti della Polonia, che hanno testimoniato in italiano perché sono venuti in Italia, e quindi abbiamo anche questo in questo archivio, quindi veramente qualcosa di importantissimo. Abbiamo 3 testimonianze in italiano e poi ho caricato io una testimonianza in inglese volutamente, in cui è un partecipante proprio alla rivolta del ghetto e quindi racconta esattamente quello che è successo. Ed è interessantissimo anche questo, ed è tratto dall'archivio online, quindi, e poi abbiamo anche caricato il riferimento ad alcuni archivi online, come quello del Museo di Washington, per avere le informazioni, le cartine e tutto quanto, quindi si può benissimo fare un lavoro proprio su questo. Quello che volevo ancora mostrarvi era questa lezione, inclusione ed esclusione. Questo è già per ragazzi un po' più grandi, quindi ragazzi del liceo. Questa è una lezione, chiameremo, di cittadinanza attiva. Cioè abbiamo immaginato una serie di percorsi suggeriti. Quindi ciascun insegnante può seguirli, non seguirli, può fare quello che desidera, ma pensando alla storia di una minoranza che nel corso dei secoli è stata inclusa, esclusa, inclusa, esclusa, ed è la minoranza ebraica. Quindi abbiamo selezionato alcune testimonianze
e creato dei percorsi ad hoc, ad esempio, ovviamente, esclusioni, leggi razziali. Ecco qui tre testimoni, ve ne propongo uno. Ossia, sul momento, insomma, io me ne resi conto poi, perché essendo escluso dalla scuola, naturalmente io continuai gli studi perché si formò a Fiume, perché oltre a noi naturalmente furono escluso dalla scuola anche i professori, e fu organizzata una scuola media, una scuola superiore con professori che devo riconoscere, gli altri professori provenienti di tutti i tipi di scuole. E all'inizio, insomma, non ci fu nessun grave trauma, il trauma venne quando mi resi conto che camminavo per strada e incontravo dei vecchi compagni di classe, due anni avevo frequentato la media, e questi voltavano la testa per non dovermi salutare, questo veramente mi ferì molto. Qui non abbiamo caricato il pezzo successivo. Non camminavo più in mezzo a un marciapiede, rasentavo i muri, e questo va da sé, si introduce l'esclusione. Oggi forse è un argomento estremamente importante e attuale, non solo per quel che riguarda le leggi razziali, ovviamente. Questo tanto per darvi un esempio, poi la lezione la potete vedere interamente. Per concludere, vi mostro anche la famosa guida sui siti rom che è stata caricata 2 giorni fa dai miei colleghi, quindi sono ben lieta di potervela. Questa è proprio un'anteprima. Eccola qua, dare futuro alla memoria, rom e sinti in Italia e nel mondo. Allora, abbiamo pensato che le vicende di sinti e rom fossero assolutamente importantissime nell'educazione, che fossero estremamente poco note in realtà, e soprattutto abbiamo voluto inserire dei materiali ricchissimi anche di buone pratiche odierne per far capire come l'integrazione è possibile, non facile. Non abbiamo mai fatto pensare che le cose fossero facili, però possibile, per ispirare in qualche modo insegnanti, ma anche decisori politici, ad attuare alcune pratiche. Voi vedete storia e memoria, per esempio, io prendo la memoria negata per prendere un esempio, tutta la guida è ricchissima di testimonianze. Come sempre, sono testimonianza del nostro archivio. Ma cos'è? Qui abbiamo la storia, quindi il mancato riconoscimento del Porrajos, quindi del genocidio avvenuto nell'agosto del 44 ad Auschwitz-Birkenau, e comunque del genocidio dei Rom e dei Sinti a Norimberga, non sono mai stati risarciti, in poche parole. Ma quello che ci ha molto commosso, chiaramente sono stati tutti massacrati quelli presenti nel campo quella notte, ma il racconto di questo massacro è fatto da ebrei, prigionieri ebrei, e quindi c'è una vicinanza proprio. E per esempio vi propongo Piero Terracina che ve lo racconta. Sembrava di soltanto col filo spinato dove passava la corrente dell'alta tensione, c'era un altro campo vicino, il campo E, che era un campo assolutamente anomalo. C'erano delle persone che vivevano in gruppi familiari completi, avevano conservato i capelli, c'erano i bambini. A noi sembrava un'oasi felice quella, perché sentiva i bambini che giocavano,
che ci fossero dei trasferimenti da un campo all'altro, ormai era stata una notte di notte, e quindi pensavo subito che qualche cosa di tremendo stava succedendo dall'altra parte. Poi all'improvviso un nuovo silenzio, nient'altro. E Anna Zarin addirittura è tra le prigioniere che è stata condotta a pulire il campo degli zingari due giorni dopo, e volevo proporvi, perché abbiamo detto la memoria di Anna. Then we were told we are going to a gypsy camp to clean it up. It was quite far, so we arrived. It was like a ghost, not a town, but a ghost. I don't know, just a ghost place. Like you could feel that some terrible things happened there. Do you remember when you went to the gypsy camp? How long had you been in Auschwitz? I've been about a good month in Auschwitz. We went there. Yeah. We cleaned it up. There were no barracks, there were no tents, nothing. It was just pits that they were cooking, because they were cooking their own food. So we had to clean that and put the stones away and carry the stones. And we cleaned it up. It was, I'll never forget that. Never, never. Had you heard why it was empty? Yes, because they were killed. They were killed, sent out and killed. Anyway, they perished. They perished. And of course the cries continue every single night. While you were in the gypsy camp cleaning it up, can you remember if there was any other things that you saw that showed how they had lived or anything that they may have left over? They didn't leave anything over, only the places where they cooked, like the fire places, open air. This is what was left. Could you see where their tents had been? Yes, you could see it, but there was no tents, nothing. It was empty. It was just like wiped out. Nobody ever lived there. Nobody ever walked there. There was no food, no food, nothing. Personal. Absolutely nothing. Nothing. Like I said, it was a dead piece of land. Quindi non solo li hanno massacrati, ma hanno cancellato ogni traccia. E questo è ciò che volevano. Ed è nel ricordo di altri testimoni che si arriva a tutto questo. Un'altra cosa che vorrei farvi vedere invece, conosciamo i siti, chi sono, la storia, la lingua, la musica e la cultura. La musica è parte fondamentale della loro cultura. Vediamo se si carica. Non so. No, non vedo. Sta caricando. Sì, sta caricando. Sì, si sta caricando. Ecco qui, ma il video che Shoah Foundation ha scelto è questo. Vediamo se. Eccolo qua. Preseguise, so in se durase grande sale. Adesso. Sicuramente rende questo popolo vivo.
che è una testimonianza, ma naturalmente la musica è parte integrante e quindi ci sono le canzoni e i motivi zingari attuali. Santino Spinelli è uno dei rappresentanti più importanti ed è professore all'università, è Sinti, credo che sia Sinti, adesso non ricordo se Sinti o Rom, ma è uno zingaro italiano e lui suona e ci ha concesso molti di questi brani. Quindi abbiamo cercato di far conoscere chi sono in Italia e in Europa e abbiamo cercato di far capire quali siano le questioni aperte, che sono tantissime, mostrando anche come l'Italia e anche altri paesi affronti questo, fra virgolette, problema come un'emergenza. È sempre emergenza, 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 un po' i media e un po' anche i governanti. A un certo punto c'è stata la necessità di prendere le impronte digitali dei bambini, si diceva, per preservarli. Chi si è opposto per prima è stata l'Unione delle Comunità Ebraiche, perché questi sono i retaggi del passato che non si devono più ripetere. Ma molte delle cose che io stessa ho letto e ho visto nel produrre questa guida mi hanno fatto pensare spesso se io stessi occupandomi della parte storica, quindi del passato o del presente, perché ci sono talmente tante analogie tra l'oggi e ieri e soprattutto gli stereotipi sono quasi gli stessi. Quindi chiedo agli insegnanti di guardare questa guida e cercare anche di lavorare con i ragazzi su queste vicende. È molto più difficile forse, perché gli zingari sono in testa alla classifica delle popolazioni molto mal, cioè sono quelle che non si vuole, che non sono ben visti in pratica, ma forse è proprio da qui che si deve partire. Grazie. Arrivato a Mauthausen, a Busen, da Poaschow, e Poaschow
è il campo di Schindler's List, cioè ho scoperto questo. Mia madre ovviamente non ha raccontato la storia di mio padre, era troppo occupata a raccontare la sua, quindi qualcosina mi ha detto, ma molto poco. E quando le ho chiesto cosa ci facesse mio padre a Cracovia, non me l'ha saputo dire. Quindi io penso che mio padre sia semplicemente scappato, lui è nato a Leopoli. E mio padre ha perso tutti, e ha perso anche una moglie e un bimbo di 2 anni, fucilati per strada. Quindi lui aveva la consapevolezza di aver lasciato il vuoto dietro di sé. È finito a Quaschow perché il suo tedesco, ho saputo dalla mamma, che era diventato l'interprete del comandante Goetz, quel dannato comandante che sparava ai prigionieri come se fosse il tiro al piattello. Mio padre frequentava quella casa ed era proprio il suo interprete per i polacchi. Non so altro. Mamma non mi ha detto di più, però so anche che si è salvato, diciamo, dalla camera gas di Auschwitz, proprio perché gli ungheresi venivano deportati, le camere gas erano piene e quindi c'è stato un trasporto di prigionieri da Quaschow a Mauthausen. Questo me l'ha detto lo storico di Mauthausen, l'unico, e in quel trasporto c'era mio padre. Quindi lui è finito ai lavori di Mauthausen, un campo tremendo, visto che ho intervistato una grandissima parte dei politici italiani, perché è, insieme a Buchenwald, il campo dei politici, un campo tremendo. Anche le poche cose che mio padre ha buttato lì ogni tanto erano veramente tremende, ma insomma lui si è salvato e poi ha incontrato mia madre in Italia, quindi l'Italia era il paese a cui loro si sono sentiti più affezionati e che hanno amato moltissimo perché li ha accolti. Io sono nata dopo, ma la mancanza del racconto di mio padre è stato un enorme peso, ma è stato anche il motivo non solo per il quale io ho raccolto tante testimonianze nella mia vita, perché certamente cercavo in ognuno il ricordo di mio padre, questo è evidente, ma è stata anche la molla che ha fatto scattare molti testimoni italiani a rendere testimonianza. Io ho spiegato loro che a me, figlia, non è stata data questa testimonianza, di non fare lo stesso errore, di parlare perché i loro figli e i loro nipoti potessero, non di parlare per l'educazione del mondo, forse in quel momento non era così importante, ma proprio parlare per i propri cari, e lo hanno fatto in un. A parte questa parentesi personale, vorrei farvi sentire 2 momenti di 2 testimonianze straordinarie, di 2 donne straordinarie, semplicemente sul silenzio, perché non hanno, come sono state accolte anche loro dopo la loro esperienza. Una di queste è è Lina Navarro Saba, che è stata deportata da Venezia, ed è anche questa una delle testimonianze più toccanti. Una sola precisazione, vedete che c'è scritto esperienze dell'olocausto, riluttanza a parlare. Io sono andata sul Thesaurus per avere questo, quindi tra i termini abbiamo anche emozioni, cioè sono state inserite nei termini, quindi lo si trova abbastanza facilmente. È stata talmente grande, talmente atroce, che noi stesse ci siamo chieste, avremmo creduto noi agli altri. È un punto interrogativo, non lo sappiamo. Oggi, per fortuna, la mentalità dei giovani, che dobbiamo molto, che se non fossero stati per questi giovani, la nostra sofferenza e i nostri morti sarebbero stati proprio una cosa tanto perduta, ma non per noi che siamo ritornati. Scusatemi, volevo partire da un momento prima io. Questo è stato il nostro inizio. Ma non un aiuto vero e proprio da nessuno. Da nessuno. Perché allora avevamo bisogno morale e materiale d'aiuto. E non l'abbiamo avuto. Che non era un pranzo che
e ti senti sia appagata, ti sazierai un po', sentire lo stomaco un pochino bene, ma... E poi quel non voler sapere da parte di nessuno, da parte di tutti. Un disinteressamento assoluto e noi abbiamo avuto paura di parlare, paura per non essere credute, perché la sofferenza è stata talmente grande, talmente atroce, che noi stesse ci siamo chieste, abbiamo creduto noi agli altri. Era un punto interrogativo, non lo sappiamo. E questo è un problema molto comune, soprattutto alle donne deportate, e molto alle donne politiche, deportate per motivi politici, perché molti al loro ritorno hanno insinuato che fossero state inserite nei bordelli o che si fossero salvate in quel modo. Quindi c'è stato veramente un dramma nel dramma per le donne, e infatti tutto quello che è la deportazione femminile è tutto un capitolo importantissimo, esplorato da molti ricercatori, e che costituisce veramente un capitolo interessantissimo nella storia della deportazione. Poi volevo proporvi ancora un'altra storia, che la prendo proprio in questo momento, la Springer, sì. La persona, non so se voi l'avete sentita nominare, è Elise Springer, che ha scritto un libro molto significativo, Il silenzio dei vivi. L'anno di crescita, poi a chi lo dovevo raccontare? La mia amica, la mia, sì, certo, a quella avevo accennato qualche cosa, lei sì, ma se no nessuno, anche perché la gente non... Io per esempio, quello che mi ha troncato proprio, perché io avevo un'altra mia cara amica a Milano, che sono andata subito a trovare, ancora prima della Mimi. Come mi ha aperto, mi ha visto, c'era lei, quel fidanzato, mi hanno guardato, sono rimasta, cioè, ma noi che eravamo morte. Questa cosa mi ha fatto una tale impressione che mi ha fatto chiudere me stessa. Io credevo di sentire dire, oh, ma che bello sei tornato. Ah, ma ti credevamo morta, proprio così, sai, è stata una doccia fredda per me. E allora mi sono chiusa me stessa. E poi avevo fatto qualche tentativo anche più tardi di parlare con qualcuno, ma ho visto il disinteresse, mi si guardavano le spalle, oppure chi mi ascoltava diceva, ma no, vabbè, non può essere vero, va. Allora ho detto, beh, non ti ricordo perché non vogliono sapere, perché o non mi credono, non voglio. A suo marito ha raccontato? A mio marito ha raccontato qualche cosa, perché anche lui era un tipo molto, molto sensibile, non voleva sentire parlare di queste cose. Non voleva, poi sa, lui è... Mandure era un centro piccolissimo. Oggi siamo 32.000 abitanti. Allora, quando sono arrivata io, 50 anni fa, non so quanti eravamo, ancora di me. Io ero l'unica ebrea in tutta la zona, non solo la Mandure. Loro non sapevano nemmeno che cosa fosse l'ebraismo. Mio marito era cattolico praticante, tutta la famiglia, quindi lui cercava piuttosto di soffocare la cosa. Non voleva che si parlasse, che non voleva far sapere a nessuno. Forse lo faceva anche per salvaguardare me, il bambino, penso anche, che sì, è stato battezzato, è cresciuto come cattolico, con la religione cattolica. Evidentemente lui da questo non voleva che io parlassi, quindi anche se avrei voluto parlare, non ho più parlato. E mi sono chiusa me stessa e mi sono portata dietro, mi sono trascinata dietro per 50 anni un fardello che in un qualche modo mi pesa ancora oggi. Solo che oggi sono riuscita, dopo tanti anni, a mettere nero su bianco, a scrivere la mia storia, spinta da questi grandi incontri che ho avuto anche nel primo anno, perché io dal 1995 che vado in giro, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni, e ovunque io sono andata, e ovunque vado ricevo tantissimo affetto,
tante dimostrazioni di affetto e tanta comprensione, tanto amore anche, perché io non c'è un giorno che non ricevo al minimo 2-3 lettere o 1-2 telefonate. Abbiamo telefonato persino da New York. Quindi questo mi ha invogliato, e anche mio figlio, perché lui finalmente voleva conoscere le sue radici, perché lui sapeva ben poco, a 13 anni ha cominciato a capire qualche cosa, perché io anche con lui ho taciuto. Quando ha parlato con lui la prima volta? Prima di tutto quando mio marito, adesso domani fa 17 anni che è morto, e io mi sono aperto un po' dopo la morte di mio marito anche, perché non avevo più scopo di tacere. È anche giusto, mi pare, che mio figlio sappia. Ecco, io penso che sia il caso di concludere così. Si intitola Il silenzio dei silvi ed è un libro molto famoso. La città dove abita Elise Stringer, dove abitava, è Manduria, in provincia di Taranto. Elise Stringer è diventato un simbolo nel sud d'Italia. Hanno creato anche una fondazione a suo nome. Grazie.